amate scrivere narrativa, è facile che come palestra abbiate sperimentato la scrittura con vari tipi di narratore. Quindi magari avete sperimentato cosa vuol dire scrivere in prima persona, avete sperimentato cosa vuol dire invece scrivere con un narratore esterno. Uno dei primi tipi con cui ci si esercita di solito è il narratore esterno onnisciente, quello che non è nemmeno parte della trama, ma sa tutto, è come una divinità al di sopra della storia ed è sicuramente il narratore che dà più libertà in assoluto a chi scrive. Penso che sia più raro, come lettori e come autori, aver incontrato negli ultimi decenni una tipologia di narrazione che è un po' caduta in disuso, quantomeno nei romanzi, che è quella del narratore esterno intrusivo o invadente. È invadente. Buongiorno, come stai? Spero bene. Cosa si intende per narratore esterno intrusivo? Un narratore esterno, che può essere più o meno onnisciente, che ti racconta una storia, ma deve sempre dire la sua. Questa tecnica, che ha un po' abbandonato la narrativa tradizionale, in realtà, secondo me, si è spostata su altri lidi, in particolare su YouTube e sui podcast, che sono forse le due piattaforme che danno più spazio all'ambito della narrazione perché più facilmente vengono fruiti video e audio lunghi. Ecco, noi su queste piattaforme assistiamo a un proliferare di narratori a tutti gli effetti, che quasi sempre sono narratori intrusivi. Pensiamo alla fioritura del true crime, del gossip, dei podcast storiografici, una caratteristica molto ricorrente che hanno successo quando il narratore comunque entra nella scena non tanto come personaggio, ma come figura caratterizzata che esprime le sue preferenze, le sue opinioni. Pensiamo a quello che fa su YouTube Il Trono del Mori, per esempio, che narra storie non sue di altre persone, ma comunque mettendoci una carica personale notevole, dicendoti quali sono le sue idee su quella storia, quali sono i suoi personaggi preferiti, eccetera. Ecco, quindi secondo me a livello di narrativa, veramente il narratore esterno intrusivo, che era abbastanza rappresentato nella storia della letteratura, si è come spostato su dei media che lo favoriscono, mentre nella letteratura è più facile che ci si sia cristallizzati in punti di vista che funzionano di più, come può essere appunto la narrazione in terza persona interna, la narrazione in prima persona che va tantissimo nella narrativa commerciale, eccetera. Bene, oggi nella rubrica Libri sull'arte parliamo proprio di un romanzo capostipite di questa tecnica del narratore esterno intrusivo invadente. Il romanzo in questione è Tom Jones di Henry Fielding, che è un po' il caso di un classico della letteratura che non è forse in Italia così famoso. A me è capitato di studiarlo, mi pare alle superiori, giusto un estratto in letteratura inglese, però quando nomini Tom Jones in Italia è più facile che la gente conosca il cantante, ecco, omonimo, che non il romanzo. No, non c'è nessuna correlazione tra romanzo e cantante, è solo che Tom e Jones sono nomi abbastanza diffusi nella lingua inglese. Henry Fielding, però, è tra i fondatori del romanzo realista, che ha un vero e proprio boom commerciale nel Settecento, il che fa di Tom Jones un vero e proprio bestseller del XVIII secolo, quantomeno in Inghilterra, ma importante anche per l'Italia, perché sappiamo per certo che è un romanzo che è stato letto e preso a modello da Alessandro Manzoni per i suoi Promessi Sposi. Secondo me, una volta letto il libro, è un modello abbastanza forte dei Promessi Sposi, forse più forte dell'Ivano di Scott, che viene sempre nominato come modello di Manzoni. Io trovo tantissimi punti di comunanza tra il Tom Jones e i Promessi Sposi. Tanto che effettivamente anche Manzoni fa uso della tecnica del narratore intrusivo, molto spesso lui dice la sua all'interno della storia, esprime una sua opinione e diciamo che favorisce questo aspetto Manzoni attraverso l'escamotage del fatto che si inventa che i Promessi Sposi siano un manoscritto che lui ha trovato. Ovviamente in realtà l'ha scritto interamente lui, però nella finzione, nella sospensione dell'incredulità dei Promessi Sposi, lui è semplicemente colui che trascrive questo manoscritto e quindi come trascrittore si può permettere dei suoi commenti personali. Questo aspetto però in Tom Jones di Henry Fielding è assente.
mente, noi abbiamo il narratore che si pone come autore del libro, semplicemente, che ci racconta la storia invadendo costantemente la narrazione con le sue personali opinioni e visioni. Vi dicevo, in Inghilterra il romanzo ha il suo boom nel Settecento, comincia a essere proprio un fenomeno commerciale come lo conosciamo oggi, anzi all'epoca aveva molto più successo di pubblico rispetto a oggi, era esattamente come adesso vedere una serie su Netflix. Chi voleva appassionarsi a una storia di finzione comprava romanzi. Il romanzo è del 1749, Tom Jones, ed è di più di 800 pagine. Io l'ho letto recentemente in una edizione super consumata. Diciamo che la mia lettura gli ha dato il colpo di grazia, ma era comunque un usato, però è un romanzo abbastanza corposo, come spesso capita ai classici dell'epoca, ma perché proprio la gente era abituata a volere delle storie lunghe, con tanti capitoli, con tante uscite. Spesso erano proprio uscite, feuilleton, quindi era come appassionarsi a una serie TV. La storia in sé di Tom Jones è molto classica, apparentemente per la letteratura inglese. Parla di un trovatello, che è un personaggio positivo fondamentalmente, che viene adottato da un signorotto di campagna, anche lui personaggio molto positivo, e avrà tutta una serie di travagli, vicissitudini e difficoltà legate sia alle sue origini sia al fatto che si innamora della praticamente vicina di Magione, una ragazza di buona famiglia, unica figlia di un altro signorotto di campagna che se ne guarda bene da dare sua figlia a uno spiantato. E quindi questa difficoltà nell'amore tra questi due giovani, perché comunque l'amore di Tom Jones è ricambiato da Sofia, che è la protagonista femminile, innescherà un viaggio di Tom per tutte le locande della campagna inglese fino a Londra e troverà in qualche modo risoluzione. Quindi vedete che la trama è molto classica per la letteratura inglese. Il fatto che però riguardi la media borghesia, il fatto che Tom Jones vada in queste locande, quindi incroci molto spesso persone del ceto medio-basso, dà anche uno spaccato della società dell'epoca. Infatti, questo romanzo, quando è uscito, fu molto contestato, come oggi, quando escono casi letterari che si fondano anche un po' sulla loro carica trasgressiva. Incredibilmente, agli occhi di oggi, Tom Jones era abbastanza osceno per l'epoca. Non stiamo parlando proprio di Boccaccio, comunque. Però, per essere un romanzo dell'epoca e per essere ambientato in Inghilterra, che noi abbiamo questa immagine dell'Inghilterra ancora adesso come se fosse popolata da persone asessuate, invece questo romanzo mostra un'umanità che è abbastanza libertina. Si parla come normali di amori prematrimoniali, di relazioni anche adultere, di donne comunque o sposate o non sposate o vedove che si danno anche abbastanza da fare per avere amori, amanti, eccetera. Addirittura ci sono tematiche come relazioni tra ragazzi giovani e donne già mature e si sfiora anche l'argomento dell'incesto a un certo punto. E quindi per l'Inghilterra del 1700 era abbastanza avanti, era abbastanza picaresco come romanzo, infatti viene definito tale, romanzo di satira sociale picaresco. C'è sempre questa sfumatura ironica sui personaggi. Una cosa che l'autore fa molto è usare il sarcasmo, cioè di molti personaggi ti descrive date, caratteristiche e dati, comportamenti per mostrare l'esatto contrario. Quindi se viene mostrato un prete che sembra tanto ligio al suo credo e alla parola sacra, eccetera, di solito è semplicemente un bacchettone che si nasconde dietro la parola sacra per i suoi comodi, per guadagnare, per avere un tetto e un pasto caldo sul tavolo. Il libro può sembrare datato, però scavando ho trovato anche un certo femminismo della storia, tanto più che non è un romanzo inglese scritto da una donna, ma è un romanzo inglese scritto da un uomo. Però tutti i personaggi femminili, a parte la protagonista, che è una Lucia Mondella anche in questo caso, però molti personaggi femminili che ruotano attorno hanno un'autonomia di pensiero e di comportamento che appare abbastanza straordinaria se pensiamo alla nostra letteratura del Novecento. Paradossalmente è più avanti quella del Tom Jones, perché Fielding descrive una realtà in cui molte donne ricche e nobili comunque erano molto intraprendenti, appunto facevano la prima mossa con gli uomini che gli interessavano, non restavano in relazioni che oggi definiremmo abusanti, maschili,
scappavano, non perdonavano i tradimenti del marito. Se facciamo il paragone tra questo romanzo e anche la letteratura italiana o francese o russa successiva, è stranissimo vedere che qua l'autore dà ragione ai suoi personaggi femminili quando si arrabbiano perché hanno scoperto di essere tradite con un'altra donna. Se pensiamo solo ad Anna Karenina, questo sembra fantascienza al confronto, ma perché effettivamente la società inglese, che è stata indietro su tanti fronti, sul lato femminile è di fatto la società dentro cui il femminismo è nato. I fattori sono tanti e non è questa la sede per parlarne. Sicuramente il fatto che nella storia inglese ci sia stata una regina così impattante come Elisabetta I ha provocato nell'animo della popolazione femminile una coscienza di sé e un risveglio del senso dei propri diritti molto più precoce che in altri paesi. E questo si riflette anche nel fatto che, per esempio, nella letteratura inglese ci sono le prime scrittrici. Fino al Novecento possiamo contare le scrittrici inglesi quasi sulle dita di due mani, cosa che non avviene assolutamente nelle letterature di altri paesi. Quindi, in questo spaccato di società, già si vede come appunto l'Inghilterra sulla questione femminile fosse molto più avanti. Non è soltanto il fatto di presentare personaggi femminili emancipati, ma anche il fatto che Fielding non sembra condannare questi personaggi più di tanto. Anche quando parliamo di Manzoni, la monaca di Monza è un personaggio molto bello, però è evidente che l'autore la giustifica solo all'inizio, poi non è assolutamente dalla sua parte quando comincia ad agire in un certo modo successivamente. Qua invece c'è una sospensione del giudizio, tutto sommato, e non c'è una punizione per i personaggi femminili che si comportano male, come accade nella letteratura francese, per esempio nelle Relazioni pericolose di Laclos. Nonostante sia un romanzo così trasgressivo, tutti i personaggi femminili che volontariamente o no si comportano male vanno incontro a punizioni, cosa che qua, devo dire, non è presente. Perché questo libro è interessante in un'ottica artistica? Nella rubrica Libri sull'arte, solitamente parlo di libri di qualunque genere e categoria che in qualche modo sono correlati e sono di interesse per il mondo dell'arte. Diciamo che di solito prendo in esame libri che hanno una forte componente meta letteraria, ovvero sono letteratura che riflette sulla letteratura o sull'arte e che offre degli spunti interessanti di riflessione anche a noi. Quindi si può trattare di saggi di arte a tutto tondo, si può trattare di romanzi che hanno magari l'arte come parte attiva della storia, ma anche situazioni come questa in cui sono importanti per la storia delle arti e perché diventano l'esempio lampante di tecniche artistiche, quindi diventa interessante parlarne. In questo caso, perché il Tom Jones di Harry Fielding è interessante per noi che viviamo in Italia? Come dicevo prima, innanzitutto perché Tom Jones è stato evidentemente un modello fortissimo per Alessandro Manzoni e quindi ci tocca nel bene o nel male. Il nostro primo romanzo della letteratura, I Promessi Sposi, chiamato nella sua prima stesura Fermo e Lucia, ha tantissimi punti in comune con questo romanzo. Addirittura i personaggi di Renzo, di Manzoni e di Tom Jones hanno veramente tante somiglianze. L'unica differenza è che Tom Jones è un po' più vivace nelle sue relazioni, però a parte questo sono due giovani ragazzi di campagna che sono vissuti sempre in una realtà ovattata, si innamorano, ma c'è qualcosa che osteggia il loro matrimonio, c'è qualcuno che dice che assolutamente no, non si devono sposare. Questo pretesto di trama li spingerà per la prima volta a uscire dal loro guscio, li renderà dei reietti, li porterà poi a girovagare per la campagna, in un caso inglese e nell'altra italiana, fino ad approdare alla grande città, che in questo caso è Londra, non Milano. Mentre nei Promessi Sposi la vicenda personale dei personaggi è anche un pretesto però per raccontarti la storia con la S maiuscola, quindi la guerra, la peste, eccetera, non si può dire proprio lo stesso di Tom Jones. In Tom Jones le vicende personali degli attori in gioco sono la cosa fondamentale. Avviene la storia in secondo piano,
ma ha quasi una carica comica il fatto che sia totalmente irrilevante, cioè stanno succedendo degli eventi importantissimi per la successione, c'è sempre lo scontro tra cattolici e protestanti, però tutti i personaggi in scena chiaramente non gliene cale niente, se si intersecano con la storia con S maiuscola è solo per fraintendimenti e disagi, e quindi diciamo che il contrasto in questo caso è divertente proprio per questo, perché quello che sta dicendo Fielding è come nella realtà questi personaggi sono interessati al proprio orticello, cioè quello che accade al di fuori, gli interessa solo nella misura in cui ha una influenza sul piatto, sulla tavola o sul letto su cui possono dormire. L'altro motivo per cui è interessante Tom Jones come riflessione sull'arte è perché appunto ci dà un documento importante di cosa voglia dire una narrazione esterna intrusiva. Henry Fielding non è un personaggio della storia, ma è come se lo fosse, perché è onnipresente all'interno del romanzo. Ho notato e mi ha fatto molto ridere che nelle recensioni contemporanee a questo romanzo ci sia tantissimo malcontento per questa cosa. Quindi questo dà il polso di come sia strano. No? Perché noi amiamo tantissimo magari Elisa True Crime, Iris Babilonia, Il Trono del Muori, che fanno narrazioni vistosamente intrusive di ciò che ci stanno raccontando, e anzi il valore aggiunto è la loro personalità. Però nella letteratura tradizionale questa cosa non piace più. Le recensioni odierne del Tom Jones, quando negative, ce l'hanno tutte con come sia saccente, presuntuoso, invadente, didascalico l'autore all'interno della storia, che effettivamente divide il romanzo in libri, che non sono proprio libri, sono come se fossero atti, macro capitoli, e all'inizio di ogni libro mette un capitolo in cui si fa gli affaracci suoi. Parla di temi a lui cari che possono anche trascendere dalla storia, a volte prende solo spunto dalla storia per parlare dei fatti suoi, soprattutto della sua rivalità con altri autori, su come tutti gli altri sono incapaci e lui no. Oggi avrebbe fatto veramente lo youtuber. Ha un confronto costante con i classici, sia i classici antichi, sia Shakespeare, Milton, quelli che sono i capisaldi della letteratura inglese. Fa anche moltissime citazioni all'interno della narrazione di questi autori e fa tutto un discorso su cosa sia il plagio, dicendo che per lui, per esempio, citare gli antichi non è plagio perché ormai appartengono a un patrimonio comune, mentre qualsiasi citazione di altri autori contemporanei o morti da poco deve essere sempre esplicitata, se no sei un infame. Io devo dire che lo trovo molto contemporaneo, nonostante tutto. Cioè, il libro può sembrare datato, anche perché questo tipo di narrazione oggi c'è molto estranea nei romanzi, però in realtà lo spirito dell'autore, secondo me, parla molto anche a tutti quelli che sono i dibattiti sull'autorialità su internet di oggi. Trovo invece che ci siano delle finezze nella narrazione che magari non saltano tanto all'occhio, che però potrebbero essere un'ottima palestra per chi oggi vuole fare il narratore. Innanzitutto, Fielding domina molto bene il foreshadowing, tanto che i principali colpi di scena della storia non sono così chiaramente ravvisabili all'inizio, come ci sono dei personaggi che tornano nel corso della storia, però sotto altre fattezze non vengono immediatamente riconosciuti, e però quando c'è il disvelamento ti fanno dire che sciocco, non ci ho pensato. Ha un ottimo uso del montaggio, molto spesso torna indietro per raccontarti degli eventi che si sono svolti in contemporanea a qualcosa che ha già detto, ma l'aspetto più originale di tutta la sua costruzione è che è un autore che espone la sua struttura narrativa in bella vista. È come se prendesse un vestito e lo rivoltasse su se stesso, tipo calzino, per far vedere le cuciture. È un libro in cui le suture della trama sono in vista, perché lui non si limita a farti i salti narrativi, i montaggi alternati, i flashback, i flash forward, ma ogni volta te li sottolinea. Proprio per il fatto di essere narratore invadente, si può permettere questa cosa. Persino quando fa dei tagli di montaggio, dice semplicemente: a un certo punto del capitolo arriva una lettera,
ma siccome abbiamo già parlato abbastanza di questo discorso, sarà meglio leggere la lettera nel prossimo capitolo. È proprio una cosa che lui come autore ti dice e fa così costantemente, quindi il suo essere invadente non riguarda solo questi prologhi che lui mette all'inizio di ogni libro, ma riguarda il fatto che ti fa vedere la struttura profonda della sua costruzione narrativa. Mi ha fatto morire che, per esempio, a un certo punto introduce un personaggio femminile che sembra una delle tante locandiere. Qualche pagina dopo comincia a fare la classica descrizione del suo aspetto, anche molto dettagliata, come era tipico della narrazione dell'epoca, che non si avvaleva delle immagini, no? Per cui c'è tutta questa descrizione e poi ti dice: avrei capito dal fatto che mi sono dilungato a descriverla che questo personaggio te lo devi ricordare. Questo personaggio servirà più avanti. E secondo me questa componente è la parte più divertente del libro. Cioè, paradossalmente io non penso che il romanzo Tom Jones a un lettore di oggi risulti divertente, intrigante come lo era per un lettore del Settecento. Però paradossalmente questo aspetto narrativo è ancora oggi abbastanza sperimentale. È questo che forse l'ha reso didascalico ad alcuni, cioè questo portarti per mano. Che però non è solo uno spiegarti la vita, è anche un gioco in cui l'autore ti accompagna a vedere come ha costruito la struttura del libro. E questo ne fa un romanzo molto sperimentale e molto avanti. Se si presta attenzione a questi aspetti, innanzitutto è molto istruttivo, perché è veramente appunto un esempio lampante di come si possa costruire una narrazione con tanti personaggi, tanti piani narrativi, eccetera. Ma poi sei di fronte a un narratore che scherzosamente questa costruzione te la sottolinea all'interno della narrazione. Può suonare come un tono da maestrino, ma io personalmente l'ho vissuto più in chiave giocosa, come se lui volesse fare un po' il Virgilio che ti accompagna in come un autore costruisce un romanzo in prosa, che tra l'altro stiamo parlando di un'epoca in cui come genere era abbastanza innovativo e quindi era giustificata una volontà di confrontarsi anche con i grandi del passato che invece magari utilizzavano la poesia epica, la poesia lirica per raccontare delle storie appassionanti. Le cuciture della trama quindi sono palesi, espresse e anche i tagli. Ci sono dei momenti in cui Fielding ci fa sapere che i personaggi stanno avendo una conversazione super intelligente, strainteressante, ma che non è rilevante per la trama e quindi non verrà riportata. Il punto di vista che rende interessante questo libro in chiave metaletteraria di commento sull'arte è dunque proprio che secondo me può rappresentare un esempio molto valido per un autore di oggi che voglia confrontarsi anche con questo stile di scrittura, magari provando a svecchiarlo un po', a utilizzare quei stessi parametri di ironia nell'esprimerti lo scheletro della storia e trasporlo in una narrazione un po' più attualizzata. E in generale è un romanzo in cui si può assistere a come si orchestrano, trattandosi proprio dei primi romanzi della letteratura mondiale, ci consentono anche di fare esperienza di cosa voglia dire organizzare una storia con tanti personaggi, tante situazioni in cui anche i comprimari hanno un ruolo. Sono veramente romanzi antenati delle attuali serie TV, perché per esempio hanno anche il capitolo filler che magari approfondisce un solo personaggio che poi non rientra più all'interno della storia. Sicuramente col passare del tempo siamo andati incontro a una tradizione di romanzi molto più essenziali, a volte quasi scarni, che si concentrano magari solo su pochi personaggi principali. Però in questi romanzi di così ampio respiro, diciamo che si può proprio esercitare quella che è la regia letteraria, come combinare insieme piani narrativi diversi, personaggi che si trovano da un capo all'altro del mondo, anche perché a volte si trascura che quando si scrive di getto questo tipo di storie si rischia di incorrere in errori veri e propri, che tra l'altro nel Novecento sono stati anche abbastanza abbonati. Pensiamo a tutta la saga di Harry Potter in cui c'è un utilizzo del narratore esterno non onnisciente, un narratore che segue esattamente ciò che sa il protagonista e basta, e che poi diventa onnisciente
dal sesto libro in poi. Mentre, come accade per la sospensione dell'incredulità della trama, in teoria, anche quando si sceglie un punto di vista narrativo, bisognerebbe stabilire delle regole che valgano lungo tutto il corso del romanzo. E quindi un romanzo come questo, che esprime la struttura profonda della storia e il rapporto stretto tra il narratore e la storia che sta raccontando, è un campione molto significativo e comunque è un romanzo che nella sua semplicità e ormai tradizionalità è anche carino da leggere, è appassionante la storia ed è raccontato in maniera divertente. Chi studia Manzoni non può, secondo me, prescindere dal passaggio attraverso questo testo inglese a lui precedente. Viene forse un po' sottovalutato questo legame. Bene, ditemi se l'avete mai letto, ditemi se avete esempi contemporanei di narratore esterno intrusivo. Io vi invito, se vi fa piacere, a iscrivervi a questo canale. Vi mando un grosso bacio e è bellissimo perché in alcune introduzioni spara proprio a zero sui suoi colleghi che scrivono libri spazzatura, quelli proprio romanzetti usa e getta, no? Cioè, rendiamoci conto che il romanzo come genere appena nato e Fielding già scrive. Non è cosa da tutti inventare storie interessanti e raccontarle bene, eppure troppi tentano di farlo senza scrupolo alcuno. Esaminando quindi le storie e i romanzi che abbondano sul mercato, potremmo onestamente concludere che ben pochi tra i loro autori avrebbero osato tentare qualsiasi altro genere letterario. Ne sarebbero riusciti a infilare una dozzina di frasi di seguito su un altro argomento. Per scrivere storie e romanzi occorrono soltanto carta, penne e inchiostro e la capacità di usarli materialmente. Così almeno, a giudicare dalle loro produzioni, mi pare che la pensino gli autori stessi e così i loro lettori, seppure ce ne sono. E poi fa tutto un dissing sul fatto che questi autori, non avendo argomenti, non facciano altro che scopiazzare da altri. È bellissimo perché siamo già in zona Matteo Fumagalli con i libri trash, oppure Il Trono del Muori quando se la prende con i freebooter. Ti fa scaturire dentro questo dilemma ancestrale, cioè è nato prima il romanzo o il romanzo brutto? Probabilmente sono nati a traino, cioè non appena è nato un grande romanzo di successo, subito ci sarà stato un florilegio di romanzi osceni. Subito dopo. Sempre detto che leggere i classici ti fa capire un mucchio di cose, sia sulla storia sia sulla letteratura, perché noi viviamo tutta una serie di circostanze come recenti e invece no, invece dobbiamo pensare che quando sul mercato è nato il romanzo, contestualmente, proprio attaccato come un parassita, è nato immediatamente il romanzo brutto, il romanzo commerciale scoppiazzato, trash, imbarazzante, mal scritto. E io piango perché io voglio una collana che li ristampi tutti. Per favore, un appello alla comunità, grazie. No, perché è facile al giorno d'oggi ristampare solo i romanzi belli del passato, facendoci sentire inadeguati, con tutto lo spreco di ossigeno degli alberi tagliati per i romanzi brutti di oggi. No, ristampate i romanzi brutti di una volta e poi vediamo chi è meglio. Vogliamo scavare nel torbido. Nachos.